Grazie. Il microfono ad un'altra persona che ha chiesto la parola. Buonasera, complimenti per questa manifestazione veramente inaspettata e un plauso grande. Io sono venuto qui a fare una domanda precisa e se è possibile avere una risposta precisa. Cosa direbbe padre Balducci a quei giovani che si sono incollati alla galleria degli Uffizi per protestare alla loro maniera e compiendo un reato, perché hanno compiuto un reato? Cosa direbbe padre Balducci a questi giovani? E quindi poi facendo riferimento alla tira che quando dicevo, era il sindaco ma andava ogni tanto fuori dalle righe, diciamo, l'amministrazione pubblica cosa direbbe sul suggerimento di padre Balducci a questi giovani che continuano a incatenarsi alla cappella degli Scrovegni? E quindi poi l'ultima domanda molto rispettosa: cosa farà ognuno di voi domani mattina per i cambiamenti climatici? Grazie. Allora, grazie di questa domanda, ultimissima davvero, poi i nostri ospiti proveranno a rispondere davvero in maniera poco più che telegrafica. Simone Morandini, che peraltro ascolteremo domani, benvenuto, a te la parola. Domani mattina sui cambiamenti climatici venite a ascoltarmi, perché di quello esatto, parleremo. Esatto, questo faremo, che non è poco. La mia domanda riguardava la provocazione, padre Balducci, grande teologo della liberazione in Occidente, forse non l'unico, perché in Italia. Ma forse non l'unico lo stesso, perché proprio a Firenze in quegli anni avevamo un'altra grande figura che pensava in termini di teologia della liberazione, che era Armido Rizzi, di cui io sono stato discepolo per molti anni, senza dimenticare un altro grande personaggio, forse più legato al mondo accademico, che era Enrico Chiavacci. Ecco, una stagione di cattolicesimo fiorentino in cui forse varrebbe la pena di ricostruire un po' lo scenario complessivo, al di là della focalizzazione legittima su Balducci. Grazie Simone. Allora, la parola innanzitutto, a me piacerebbe anche, ma questo l'ho già detto a Severino, forse ne avete già fatti altri, una volta un convegno su Balducci e Milani. La mia impressione è che non sia stato un gran matrimonio, diciamo così, la dico come battuta. Un incontro importante, ma credo che... Ecco. Poi vi ricordo anche che il nuovo numero di testimonianze ce lo abbiamo qui stasera e lo potrete acquistare qui davanti appena terminerà questo panel. Allora, nuovamente ridò la parola a Severino. Vi chiedo di stare dentro i 2-3 minuti a testa, non di più. Grazie. No. Allora, sull'ONU io naturalmente sono d'accordo. Era stato fatto a suo tempo anche un numero speciale di testimonianze sulla riforma dell'ONU. Naturalmente se l'ONU non cambia, finché c'è il diritto di veto, insomma l'ONU è bloccata. C'è un grande riferimento, ma questo è il fatto. Bisogna che ci sia una spinta perché si vada in questa direzione. Questo continuamente ci viene anche con l'Ucraina, c'è questo problema. Continuamente. Accolgo anche quello che diceva Simone Morandini, che saluto, su Armido Rizzi, che è stato un mio caro amico e con cui abbiamo fatto tante iniziative, siamo andati tante volte insieme a Santa Fiora, su Enrico Chiavacci. E io naturalmente non so che cosa avrebbe detto Balducci ai giovani, so che li avrebbe invitati sicuramente a trovare le strade perché la loro protesta fosse radicale, ma in qualche modo, perché Balducci era un radicale ma aveva un profondo senso delle istituzioni, profondo senso delle istituzioni. E vorrei dire anche, entrando solo per un attimo e vedendo se in 47 secondi riesco a farcela, a dire che Balducci aveva un elemento di fondo. Qui ci sono i tetti di Santa Fiora, lui aveva questa sua radice naturalmente, ma poi c'è il pensiero anticipatore, l'espressione che Anna giustamente ha discusso, ma questo è il senso, guardare al futuro. Il suo guardare al futuro è guardare al mondo globale. Ora l'ex ministro e forse il futuro ministro Tremonti dice che non c'è più la globalizzazione, ma è un pensiero un po' bizzarro. La globalizzazione in questo momento conosce contraddizioni, lo scrive anche Siliani sul nostro volume, rinascono i nazionalismi, ma è l'elemento di fondo. Non solo,
Ma in questo, al di là del tema della decadenza dell'Occidente, della crisi dell'Europa, eccetera, eccetera, l'Europa in questo, e questo è uno degli elementi, ha un ruolo ancora, ma non è il vecchio ruolo di dominio. Balducci ha avuto tante fasi. L'ultima fase è stata quella in cui lui ha scritto La lunga marcia dei diritti umani, rifletteva sull'89, diritti umani, diritti civili, politici e sociali, e tra le tante cose, io prudentemente mi sono messo il segno, ma ho visto che le pagine si possono... Non voglio che mi finisca, sottovoce, non voglio che mi finisca come il professor Bontempi, io ci metto la becca. Esatto, vedi, si impara dall'esperienza. Dunque, lui in questa antologia, a proposito di un articolo del 90 su identità e alterità, dice, lui che era, sono d'accordo, un teologo europeo, un teologo europeo della liberazione, però dice anche, io sono convinto che l'Europa ha ancora dinanzi a sé un destino di egemonia planetaria, ma di una egemonia del tutto libero dalle pretese e dalle forme del dominio. I segni di questo destino sono già iscritti nelle caratteristiche della cultura europea di questo secolo, che comprende in sé non soltanto i tratti della modernità quale maschera ideologica del dominio, ma anche i principi critici di questa modernità. Cioè l'Europa è espressione della cultura del dominio, ma che anche, che ha anche però ispirato i diritti umani, che se congiunti alla relatività delle culture sono un patrimonio a disposizione dell'intera umanità. Questo credo sia un tratto di fondo del suo insegnamento e del suo pensiero, che è pensiero della complessità. Grazie. Grazie. Volete aggiungere, Anna Scattigno? Ma io credo che siamo assolutamente in chiusura, quindi non c'è niente da aggiungere. Cosa faccio domani mattina? Glielo dico poi personalmente, non ho problemi, perché io faccio. E quindi vi invito tutti a tener conto di una cultura molto importante, che ha molte cose da dire a proposito del noi, relazioni, cure, eccetera, ed è il pensiero delle donne, che ha tanto da dire, etica della cura, eccetera, eccetera, eccetera. E anche proprio su questi temi. Pace, disarmo, ambiente, eccetera. Va bene. Grazie. Sì, io ringrazio per questa domanda, perché, a parte forse mi sento, perché mi sta molto a cuore. Allora, direi a quei giovani di continuare a protestare, perché se si è creata anche nella politica un'attenzione così forte, sicuramente è stata anche perché quei ragazzi hanno riempito milioni e milioni e milioni le strade di tutto il mondo, e quindi di continuare a farlo. Però, ed è una cosa a cui ci tengo molto, bisogna avere consapevolezza di fronte ai cambiamenti climatici. Sicuramente sono importanti le scelte dei governi e bisogna accelerare, ma è importantissimo il comportamento individuale di ognuno di noi. Ecco, su questo non diamoci alibi. E allora vorrei dire a quei giovani, e qualche volta l'ho fatto, è una domanda che vi sottopongo a tutti voi, ma siamo proprio sicuri che per esempio in un modello di acquisto delle merci, come ormai è l'e-commerce, che sta diventando il modello di acquisto e con un click tutti i giorni si pensa di avere a casa magari 5 merci diversi, quello sia un modello sostenibile ambientalmente? Quello è un modello che usano i giovani. Allora io penso su questo dobbiamo tutti fare una riflessione. Siamo sicuri che si possa ancora consumare 200 litri d'acqua al giorno e per farsi una doccia 80 cada uno? Io credo di no. Allora, su questi temi di cambiamenti climatici bisogna darci tutti un messaggio molto chiaro. La politica e i governi devono fare scelte importanti, ma qui ognuno di noi è potente e può fare molto, a partire, vorrei dire, chiudo, da come mangia, perché ormai sappiamo che tanto dipende anche da questo quando si parla di questi temi. È un tema complesso, mi piacerebbe dedicarci altro tempo, però quindi essere tutti molto consapevoli e conoscenti e coscienti fino in fondo. Posso aggiungere cosa farebbe? Grazie, cosa fare? Sindaca, grazie, perché ci ha ricordato appunto che poi è facile dire la politica dovrebbe senza assumersi la responsabilità personale. Marco Bontempi, un'ultima battuta. Solo una battuta. Avete letto sui giornali, immagino, che si è cominciato a parlare, a usare una parola a cui non siamo più abituati: razionamento. Allora, noi ci troveremo alla fine dell'estate in una situazione di cui non voglio dare un aggettivo, ma di cui sappiamo le possibilità e delle difficoltà.
Io credo che se la prendiamo come un momento attraverso il quale possiamo esercitare responsabilmente davvero il comportamento individuale, perché se ci viene chiesto di abbassare il riscaldamento è diverso da quando lo decidiamo volontariamente, perché mi sento tanto sensibile dal punto di vista ambientale e decido di abbassare il mio riscaldamento, mentre di qua non ce n'è abbastanza e quindi non possiamo far diversamente. Avete visto del rischio di decine di migliaia di lavoratori di perdere il posto a causa dell'esagerato aumento del prezzo del gas. È chiaro che questa è una cosa politica e non ha a che fare con la natura, ma la situazione è una situazione in cui in questo spazio ci è chiesto di agire in modo responsabile. Se noi affronteremo questi problemi qui dei prossimi mesi in una maniera capace di agire responsabilmente anche come collettività, certamente questo sarà di grande aiuto anche per i problemi ambientali, perché ne usciremo rafforzati da questa cosa che è temporanea ma che comunque sarà una pressione molto forte sulla nostra pelle. Grazie tante. Allora chiudiamo qui, ringrazio i nostri ospiti davvero per la loro presenza e per quanto ci hanno detto. Vi ricordo che alle 20:45, minuto più minuto meno, c'è l'ultimo panel di questa giornata con alcuni relatori, alcuni ospiti, in cui parleremo anche del nuovo numero di Coscienza e Libertà e parleremo anche di diritti.